Per me questa è un'occasione particolarmente importante di ascolto e quindi più da non chiudersi più non do la risposta a tutte le domande. Devo dire che ho sentito alcune risposte alle domande che avrei fatto io. E questo mi pare coerente con quell'idea, diceva prima Mugnaio, che sarebbe vagamente velleitario e anche un po' sufficiente pensare di avere un programma in questo momento. Primo perché per quanto mi riguarda non studiavo da sindaco di un mese e mezzo qua, anche la necessità diciamo di conoscere, e dall'altro perché ho una idea delle suggestioni, anche delle condizioni, delle misure anche in occasioni come queste e soprattutto aspettando che le capisce. Se si intende diciamo dare un'idea o rinforzare un'idea di qualcosa che si parte da terra, il destino comune di una per esempio una cosa che secondo me è riuscita straordinariamente a fare un presidente di Stato una chiave è quella della emancipazione delle persone, in particolare di quelle che sono meno emancipate, si parte sempre da basso nel laboratorio. E se ci pensate un attimo, forse inconsapevolmente, per quanto mi riguarda un po' di consapevolezza in questi anni, le due più grosse operazioni di welfare fatte da queste parti, e quindi tra le più grandi in Europa, rispettivamente 40 anni fa, più o meno, l'ho annunciato la mattina, e adesso, negli ultimi anni, mi riferisco alle politiche per l'infanzia, alle politiche per l'autosufficienza, se ci pensate, sono state delle applicazioni, interpretazioni, con la parte ante litera, di una impostazione da bilancio di genere, tra bilancio sociale e diciamo esame. Perché provate a pensare la catena, la parte corta, poi sono gli supporti, gli indici, eccetera, eccetera, che si possono riscontrare e provare tutti, no? Perché questa è una delle comunità più ricche nel senso di reddito, più ricche nel senso di ricchezza, con meno diseguaglianza, quindi con un benessere diffuso, e quindi eccetera, eccetera, eccetera. Si è tolto un vincolo, in realtà, da vincolo della cultura vostra, della vita, in quanto la famiglia, la parte di tanti bambini, ecco. Si è creato un welfare di qualità per quanto riguarda il diritto materno, che è accessibile per qualche settore, per essere accessibile ai tanti, per essere di qualità, diciamo la barriera per le qualità di pari, quindi c'era anche un'idea che per la medici pagano con la stessa generale. Quello che si è fatto qua sono tanti, è ciò che si è fatto 20 anni dopo sulla sanità, in parte italiana. Il sistema sanitario italiano si è fatto incardinato su due principi, la sanità e la sanità generale. Università, cioè, per l'infanzia non ci siamo arrivati, però non ci siamo neanche tanto lontano. L'idea della fiscalità generale, quella fiscalità che c'era un po' di casa. Quella roba lì ha prodotto che cosa? Partecipazione politica al lavoro, da cui il fatto che noi siamo ovviamente sopra il timore da tempo e diffusione anche della professionalità imprenditoriale, comunque autonoma, perché una collettività dove c'è un'impresa di 4 famiglie. È evidente che il numero importante di quelle imprese lì è gestita o una particolarità da delle donne. Questo per quanto riguarda, non è merito certo, merito della maggioranza di presente, perché stiamo parlando di cose fatte negli anni 60-70, Spagna ha avuto il merito di parte della piazza dell'Italia. Però che si è fatta negli ultimi 4-5 anni, se volete, è il suo uguale. Che produce che una popolazione un quarto della popolazione stessa è sotto 65 anni, adesso allungata, va bene, guardiamo sotto i 70, ma adesso fate un po', sopra gli 80, sopra 100.000 persone, sopra gli 80 anni, e di loro, e questo più del 60%. E quando ci chiediamo che cosa c'è bisogno oggi per liberare da onere, non solo finanziario, ma anche di cure, soldi di aiutare quelle famiglie che adesso hanno meno bambini e quindi non fanno più tanto.
si è fatto quello che si è fatto, deve essere un po' di tutto, se vogliono difesa della Romagna, hanno grosso, grosso, quello nazionale, devo dire, no? Ma magari diamo male, sono un predone di altre regioni, invece di avere schifo, di avere degrado, di trovare un po', no? Questo cosa gli abbiamo, no? Quando parlo del tempo fondato, non è tutto sulato, perché il fondato è bello, perché era un palazzo di 40 anni, perché ricordo questo punto qua? Perché una chiave di lettura di entrambe che sono state due straordinarie occasioni con una serie di effetti a catena formidabili di emancipazione di vita. Non ci sono solo le libertà della conversione che magari spesso facendo, pensate la libertà dal punto di vista economico. Poi è chiaro che poi l'altro dice questo ha correlato di cose, può essere. Cosa qua indirettamente avrei anche ingenerato uno stile familiare, però dal punto di vista della promozione, dell'emancipazione delle persone, questi sono due blocchi formidabili, dal punto di vista del peso, della dimensione, dell'effetto, ma c'è di scandinavi, da cui prendiamo veramente la perspettiva su tutto, a partire dalla parte della presenza delle femminile, delle fiorche, dell'acqua, del vengono qua a studiare queste cose qua del nostro momento, autosufficienza, vuol dire che ci si apposta la teoria. Ovviamente per farle bene queste cose qua, avendo alcuni strumenti su cui ricevuto le sollecitazioni, per farle bene le cose bisogna sapere che cosa si fa. Mi fa piacere che sono ricordato, perché era una roba che era una roba l'anno sera, nel 96, prima sperimentato, poi allargandolo, sono partito dal bilancio sociale. Al 95-96, adesso c'è un problema di giorno, allora si trova più a rete cosa parlare, abbiamo provato il Comune di Bologna, poi ovviamente abbiamo avviato, mi fa piacere che gli altri l'abbiano continuata, un'attività di rendicontazione dove all'aggettivo sociale si sono sostituiti in qualche volta aggettivi diversi o anche se volete più precisi, dal di genere all'ambientale, al contenuto. Dico che queste due qua vanno. Bisogna continuare a farle, non solo a fini di rendicontazione, che per definizione non può essere fatta ex post, ma anche soprattutto un piano di che cosa manca, cioè capire da quello che succede, non solo per coerenza rispetto alla missione, rispetto allo statuto, rispetto al programma elettorale, ma rispetto a ciò di cui c'è bisogno.